passato è il passato dell'atto dello spirito, il presente dell'atto dello spirito è un presente extratemporale che è esplicabile solo come un pensiero che è volontà etica, un'eticità che è filosofia. E lo stesso vale poi per la sfera giuridica, che è appunto il volere già passato o volere voluto. Qual è il senso di questa espressione? Io penso che qui Cesarini Sforza faccia concentra la sua attenzione solo al senso più ovvio, cioè che per cui in sostanza la sfera giuridica sarebbe un passato, un'epoca passata nella storia dello spirito umano che subentra poi l'eticità, lo stato nazionale, eccetera. E questo non mi sembra giusto, perché Gentile in parecchi contesti precisa, vuole togliere, chiarire dei possibili equivoci, il passato dell'atto del pensare, del pensiero pensato, il passato della volontà volente, deve essere inteso in senso ideale, cioè non con una precisa collocazione temporale, ma come la qualifica che consente di concepirlo come il momento astratto, inattuale della concretezza del pensiero. E questo perché? Perché qui Cesarini Sforza fa un'apologia della categoria giuridica. Se questa apologia si rivolge contro la riduzione crociata del diritto all'economia, per me ha avuto un merito grandissimo, e anche Calogero lo riconosce, siamo perfettamente d'accordo. Però c'è un punto che forse Gentile aveva compreso e che è sfuggito a Cesarini Sforza, e cioè che il diritto, ad onta di tutta la sua spiritualità, eccetera, è sempre l'esteriorizzazione del volere, concede sempre dei rapporti che per quanto soggettivi tra gli uomini sono rapporti proprio tra privati, tra atomi che si escludono l'uno con l'altro. E questa esteriorità è rimarcata, ribadita dal fatto che la proprietà è la base di tutti i rapporti giuridici. Questo mi sembra non emerga tanto dalla concezione di Cesarini Sforza. Il secondo punto è quello fondamentale, e qui la sua concezione mi sembra trascuri di mettere in rilievo un momento che l'attualismo di Gentile ha in comune già con la filosofia del diritto di Hegel, e cioè il fatto che una volta che il diritto viene si concepito giustamente contro ogni forma di positivismo, relativismo, individualismo, e oggi contro le concezioni postmoderne del diritto, addirittura quelli che vogliono ridurre il diritto ai sistemi esperti, ai sistemi meccanismi che sostituisce la volontà, questo è completamente giusto. Il diritto è una categoria dello spirito, però c'è un limite, nel senso che la spiritualità che si realizza nel diritto rimane una spiritualità imperfetta. Questo Cesarini Sforza mi sembra o non lo dice lui, e qual è la ragione di questa imperfezione della spiritualità che si realizza nel diritto? La sua esteriorità. E dal fatto proprio che il diritto e lo spirito esteriorizzato sorge una contraddizione che dà luogo alla sua dialettica per cui il diritto deve trapassare, secondo Hegel, prima nella sfera della moralità, poi quella dell'eticità. Secondo Gentile abbiamo un unico trapasso nella sfera dell'eticità. E ecco, questo, a mio giudizio, mi sembra, manca nella relazione, nella produzione filosofica di Cesarini Sforza, ossia respinto esplicitamente. Cioè l'idea che la categoria giuridica, adotta della sua spiritualità, implica un'esteriorità che dà luogo a una dialettica del diritto astratto. E quindi solo così mi giudizio, in questo mi sembra importante tenere fermo sia la posizione di Hegel che quella di Gentile, perché solo così si spiega la necessità della transizione dal diritto alla moralità e all'eticità, altrimenti potremmo dire che il diritto assorbe tutte le attività pratiche dello spirito e non si spiega la sua differenziazione rispetto alla moralità e quale interiorità a quello che visse, che già Kant ci ha insegnato, è il vero senso della moralità, che la pone infinitamente al di sopra del diritto astratto. Cioè lei giustamente ha messo in rilievo un concetto di espressione di Andreani, ritornino nella concezione di Cesarini Sforza, però si dovrebbe tenere presente che Kant ci ha insegnato che il diritto concede solo le azioni esterne dell'uomo, mentre le azioni interne, quelle che hanno un significato etico religioso, quelle trascendono la sfera del diritto e sono di competenza della moralità pura, della ragione pratica pura. Ecco, quindi se desiderei, mi sono concesso di diffondere un po' troppo, forse di tempo, mi sembrava un tema estremamente interessante, e altrettanto interessante mi sembrerebbe la possibile replica, chiarimenti. Comunque faccio presente che non avendo letto le opere potrei anche eurare in certe tesi che adesso così estemporaneamente affermate. Grazie, Fede. Professor
Professor Renato, coglie dei passaggi che sono essenziali a questa questione, perché implica il confronto con la filosofia del diritto di Gentile da parte di Cesare Sforza, ma anche ovviamente con Hegel, con Fichte in particolare, ma anche con Kant, nella complessità di queste relazioni. Certo, devo rintracciare così, limitandomi a qualche osservazione generale dei punti che forse posso dare qualche chiarimento. Io non sto all'interno di un autore, mi interrogo sul senso del diritto, lo faccio con gli autori, lo faccio adesso con Cesare di Sforza, posso farlo con Cesare di Sforza perché ha certo colto qualcosa di essenziale nel diritto che interessa per la mia professione, lavoro come studioso di filosofia del diritto, ma se lavoro come studioso del diritto è che perché ho colto come interesse centrale, direi esistenziale della vita mia e di tutti, questa centralità, ma non unicità, della dimensione giuridica. Dire che intanto non seguo in maniera forse coerente la linea invece coerente proposta nella sua analisi dal professor Rinaldi. Per quanto riguarda la questione della proprietà, bisogna fare attenzione a considerare l'inizio del diritto come coincidente con la proprietà, la quale proprietà poi presuppone il possesso. Questo, come tra le righe forse lasciamo intendere il professor Rinaldi, è certo chiaro già a Kant, ma è chiaro fortemente in Fichte, anche in Hegel, la questione poi della mediazione, ma non è così chiaro in molti autori che invece, questo lo dico con la sofferenza di fare gli studi giuridici, filosofico-giuridici, non è chiaro invece ai giuristi che oltre ad aver così acriticamente aperto la strada a quello che il professore richiamava essere il diritto affidato ai sistemi esperti, quindi all'inumanità dell'applicazione automatica della legge, e hanno anche preliminarmente accolto criticamente il formalismo giuridico di Kelsen, che è destabilizzante ogni possibile riferimento alla giustizia, alla letteratura del diritto. Kelsen liquida la giustizia come un ideale irrazionale, e poi però anche, soprattutto questo dal punto di vista dei giuspublicisti, a cui dobbiamo pure fare attenzione perché viviamo in un ordinamento costituzionale. I giuspublicisti, i costituzionalisti, è epoca tra l'altro adesso di attenzione specifica al possibile cambiamento della Costituzione, e hanno sempre avuto presente come il loro percorso, che incide poi però anche nelle nostre esistenze concrete, il riferimento a Carl Schmitt. Secondo Carl Schmitt, il nomos viene dal greco nemen, dal tedesco name, che è la presa di possesso. Questa presa di possesso primordiale segna l'inizio di una categoria giuridica e solo successivamente poi fonda la possibilità di rapporti. Quindi il riconoscimento della proprietà, prima del possesso e poi della proprietà altrui, è qualcosa che forse lo stesso Hegel, anzi senz'altro lo stesso Hegel, rifiuterebbe, perché il riconoscimento è tale se è incondizionato ed universale. E direi che la persona, forse questo direbbe Cesare Sforza, la persona, non la proprietà, è la base di tutti i rapporti giuridici. Questo perché l'io precede il mio. Il mio io è tale soltanto alla presenza dell'altro, certo per differenza, ma poi si specifica, e ecco perché quella frase essenziale di Fichte secondo cui il diritto è condizione dell'autocoscienza, perché solo la capacità incisiva, incidente, coattiva anche della forza della giuridicità, che è capace di mettere a riparo il singolo io nella possibilità stessa della sua formazione identitaria. Non lo può fare nessun altro di quelli che si possono definire fenomeni, perché Fichte non dice l'amore è condizione dell'autocoscienza, l'economia è condizione dell'autocoscienza, la morale è condizione dell'autocoscienza. Fichte invece riconosce proprio in questa categoria dello spirito un trascendentale dell'autocoscienza, una condizione possibile dell'autocoscienza, l'accesso all'essere titolare del diritto primo, che è quello ad essere un mio, è un accesso incondizionato. Gli altri invece orizzonti di senso, ad esempio nell'economia,
l'accesso al riconoscimento è condizionato alla potenza dell'avere. Non tutti sono agenti economici, ma tutti sono invece delle persone, e quindi in quanto tali titolari di diritti, con proprietà o senza proprietà. E c'è poi questa invece questione della Repubblica Universale. Io credo che sia un'espressione antica, presa poi da molti, per evitare proprio questo, e cioè da una parte sia la restrizione dei diritti a popoli o a persone che appartengono a una qualche categoria, a una qualche casta, c'è invece un riconoscimento universale dei diritti, ma sia anche la consapevolezza che questi diritti non stanno in cielo, occorre una forza capace di attuarli. La forza è quella dell'autorità, una incarnazione storica dell'autorità è lo Stato, senso moderno dello Stato di diritto, ma certo tutto questo in un'epoca soprattutto in cui i diritti possono essere superati dalle attività transnazionali, sovranazionali, ad esempio dei giochi finanziari che lasciano nella incapacità dei singoli addirittura alla conservazione della vita, allora certo una Repubblica Universale segna soltanto questa esigenza dello spirito, cioè quella di rendere concreto in senso effettivo, effettuale, una qualità interrelazionale che Cesarin Sforza appunto dice essere all'insegna della giustizia, una giustizia sì ma giustiziabile, un'espressione kantiana. E non ho poi molti altri strumenti anche per così ricostruire il senso della questione di Gentile quando parla del diritto come volere già voluto, è un'espressione intensa, forte, che mostra l'essenzialità del tratto oggettivo del diritto, il dato positivo. Il rischio però, questa è la preoccupazione di Cesare Sforza, come già notava il professor Rinaldi, è quella di rendere il diritto, di esaurire il diritto in questa oggettività. Esiste invece poi, e questo è il pane del giurista, l'ermeneutica giuridica. L'ermeneutica giuridica è questa capacità di riattivare, di riattuare, per dirla con garbo, il senso della giuridicità nella relazione concreta. Lo si può fare anche al di là della legge, ma mai contro la legge. Nell'Apologia di Socrate, Platone dice che, appunto, dando la parola a questa difesa di Socrate davanti ai giudici, Socrate dice: ma io potevo anche invitare mia moglie, i figli, portare i giudici alla commozione, magari non avrebbero anche liberato, non condannato, ma io non voglio un atto di carità, io voglio che sia fatta giustizia secondo la legge, fare giustizia secondo la legge, questa espressione intensa di Platone. Poi è appunto la questione invece dell'attuazione del diritto, della questione dello Stato, appunto credo di aver in parte un po' risposto, lo spirito del popolo con la vita a dimensioni che con il diritto hanno poco a che fare. Far prevalere l'eticità nella singolarità, nessuno nega la intensità maggiore di alcune esigenze dello spirito rispetto al diritto. Questa maggiore intensità però nella sua concretizzazione è consentita solo dal diritto, nella sua concretezza, nella sua giustiziabilità. È ovvio, è chiaro che l'interiorità del Dio nella religione, nella fede, trova uno spazio di realizzazione del sé, della sua interiorità, che il diritto mai offre. E però posso professare la mia religione solo se il diritto me lo consente, e lo deve fare se del diritto è colto il senso, che è quello del riconoscimento, come si diceva all'inizio, anche con Hegel, oltre il conflitto incondizionale ed universale. Questa è una ipotesi. Io ringrazio il dottor Parto per questi illuminati chiarimenti. Se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire nella discussione, se abbiamo ancora tempo, cosa dici? Direi che chiudiamo. Se non ci sono altri, questo tema del riconoscimento è un tema. Il tema del riconoscimento è un tema assolutamente straordinario, certamente grado di aprire questo problema. Scusate. Possiamo pensare molto velocemente alla dialettica del riconoscimento, se è lo Signore Negri, ne va nella vita.
tutte cose che stanno fuori dai rapporti giuridici, perché prima che io nasca e dopo che sono morto sono in parte di diritto. Il riconoscimento come possesso, che nasce dal possesso, come Smith citato dal nostro relatore, come cosa originale, come un fatto originale, come una posizione di forza. Siamo di fronte, cioè, a una questione di irrazionalità. Io quando andavo all'università, passavo davanti al Palazzo di Giustizia, e là sopra c'era scritto, bellissimi caratteri classici, Iuris precepta sint ec, oneste vivere, altero non leggere, su cuinque tribuere. Io sempre nel frattutto, sono ci passavo contrario. Oneste vivere è una norma, prima bisogna vivere, bisogna esserci, bisogna essere nati, bisogna aver già fatto tutte le cose che si fanno senza sapere perché. Noi abbiamo solo la possibilità di riflettere, è sulla riflessione che nasce la filosofia, nasce tutto quanto, la possibilità. Anche la morte è prevista nel pensiero. Oneste vivere vuol dire trasparenza, vuol dire luce. Questo è l'unum. È l'uno che è uno, cioè è una verità che sta di sopra dell'essere, che fecchia una gestosia. Questo è il primo principio, sono principi giuridici, giurisprecettano, queste sono proposizioni metafisiche straordinarie. L'ultima su cui tribue, cioè i tribunali, e la empiricità del giudizio, la sfida tra principi, concetti, le idee e i casi singoli. A metà sta altero, non leggo. Altero, non. È una determinazione negativa, cioè infinita. Però l'unico aspetto finito, preciso, è altro. La relazione io altro è una relazione sulla quale si costruisce tutto l'organismo della storia della cultura. È sulla base del Dio altro. Dio è l'altro. È inutile dire che questa dimensione la si può risolvere nella superiore, in quella superiore, e la si può dissolvere in quella inferiore. Ma il diritto nasce proprio per mantenere ferma questa dimensione media del rapporto con l'altro, e cioè il limite. Il limite non si risolve nella bellezza suprema dell'idea. Non si risolve in una gerarchia concettuale e non si risolve alla fine di una gerarchia concettuale. Non si risolve nella infinita molteplicità dei soggetti. Quindi, cosa bisogna dire del diritto? La filosofia del diritto sfida continuamente la esteriorità reciproca. Non soffre per il fatto che è esteriorità reciproca, perché ha in mente una serie di altre possibilità di prospettiva. Quello che vuol garantire è la relazione di convivenza, è la possibilità di iniziare un percorso ascendente o un percorso discendente. Questa possibilità diventa la cosa più importante che ci sia. Subito, nella vita pratica, quotidiana, immediata, le questioni di giustizia sono quelle che scatenano tutti i conflitti e tutte le soddisfazioni e le insoddisfazioni. I precetti del diritto, i precetti iuris, e appunto ricordava anche la questione delle figure della fenomenologia dello spirito, la dialettica del servo e del padrone. Attenzione a non far prevalere la legge del padrone, perché la legge del padrone non è una legge giuridica, il diritto non può avere qualunque contenuto, se ha qualunque contenuto non è il diritto, è un'altra cosa, probabilmente è la violenza. Quando il diritto si fa talmente vuoto da poter contenere qualunque cosa, allora nasce la possibilità che norma giuridica, con la forza della norma giuridica, sia propria, provenga da altro, per esempio dalla religione. Quando questo accade non c'è spazio più per la libertà del singolo, ma anche ad esempio il potere attualmente della finanza, quando accade che la norma economica riesca ad occupare i campi della produzione della
terzietà legislatrice, allora certo non c'è neanche spazio per questo luogo della giuridicità, questo spazio intenso, grande della giuridicità. No, il diritto non può, se vuole manifestarsi come tale, non può garantire ogni forma della relazionalità. Anche ad Auschwitz c'è una relazione tra uno più forte e uno più debole, c'è un potere che è stabilizzato sì dalla legalità, ma la legalità non esaurisce la potenza del diritto, perché la potenza del diritto ha la sua genesi in un desiderio profondo del Dio, che è appunto mediato dal riconoscimento, che è il desiderio dell'altro, che l'altro continui ad essere se stesso, altrimenti mi spegnerei come io. Il mio maestro Bruno Romano escogita questa formula di una differenza nomologica, di una unità di distinzione tra la legalità, che è essenziale ai rapporti giuridici, che sono la trama però anche della gran parte dei rapporti intersoggettivi, e la giustizia, questo rinvio di senso che non può essere espresso in nessuna forma positiva. E attenzione, poi anche questa mi sollecita questa risposta, e laddove diritto non è fatto valere, non è vero secondo me che prima che io nasca, così esordisce il professor Marini, e dopo che sono morto non si parla del diritto. Laddove il diritto non è fatto valere, esistono molte plaghe in cui il diritto non è fatto valere, non è reso giustiziabile, non esiste nemmeno il diritto a nascere, si viene consegnati alla fattualità del più forte, della contingenza. Il diritto obbliga, ed obbliga anche a consentirmi una vita dignitosa, non un qualunque vivere, un qualunque lasciarmi vivere. Vivere sì, ma oneste significa, onestamente, significa quindi anche riconoscere del diritto questa capacità che appunto non acquista mai una dimensione di interiorità intensamente avvertita, ma questo è apre poi purtroppo la possibilità di intendere il diritto come qualcosa che attiene all'esteriorità, attiene anche all'esteriorità, ma proviene dalla soggettività, e la soggettività non si lascia fino in fondo col suo desiderio di giustizia liquidare facilmente. Bene, abbiamo avuto una ampia discussione, credo per molti versi illuminante. Ringraziamo il dottor Bartoli che con la sua relazione l'ha resa possibile, l'ha avviata. Adesso facciamo una decina di minuti di pausa, potete usufruire del bar, e poi riprenderemo con una relazione il cui tema è per molti versi affine a quella che abbiamo appena ascoltato, e cioè la relazione della dottoressa Maria Teresa Burgia sul tema filosofia e storia della filosofia in gentile. Torna appunto il pensatore che abbiamo sentito discutere e anche in parte criticare dal suo, tra l'altro, seguace e vita Cesarini Sforza. A presto!